Allora, siamo in compagnia di Alessandro Pepe, membro del coordinamento Nato Giurisprudenza qui a Ferrara, dal nome Onda Ferrara. È un po' il movimento che porta la voce delle proteste degli studenti nate l'anno scorso. Beh, se lo si può definire un punto di forza, diciamo, il fatto che viene previsto il limite alla durata dei mandati del rettore, delle rappresentanze studentesche e di tutti gli organi, di governo dell'Ateneo e quindi anche il limite alla rieleggibilità delle persone, quindi il limite a due volte, ciò evita anche il crearsi di quelle situazioni di potentati sia da parte degli studenti che dei rettori. Debolezza, anche qui la si chiama debolezza o criticità assoluta? Credo che sia più criticità perché è la scomparsa degli spazi democratici, la concentrazione di un potere nelle mani di un consiglio di amministrazione che sarà formato dal 40% da membri esterni che potranno essere anche privati, un consiglio di amministrazione che avrà il potere di decidere anche su questioni importanti di didattica dell'Ateneo, come l'apertura o la chiusura di corsi di laurea, e ci si domanda in quali termini e su quali basi opererà queste scelte. Le chiederei quali garanzie di buona gestione offrono dei rappresentanti di interessi privati che, senza essere eletti da nessuno, ma nominati, verranno a gestire un bene pubblico e dei soldi pubblici all'interno dei consigli di amministrazione. Forse le stesse garanzie che hanno dato i vari manager delle varie Alitalia nostrane, forse quelle. Siamo in compagnia della dottoressa Silvia Borelli, che qui a Ferrara possiamo definire un po' come una delle voci più autorevoli di quello che è stato un po' il malcontento dei ricercatori. È sicuramente l'abilitazione scientifica nazionale per avere l'idoneità come professore ordinario e professore associato, che sicuramente supera i localismi che sono, che caratterizzano l'attuale sistema dei concorsi. Il punto di debolezza è il potenziamento del ruolo degli esterni, cioè dei privati all'interno dell'università. C'è un potenziamento del consiglio di amministrazione che è previsto essere composto per almeno il 40% da soggetti esterni e quindi questo rende determinante il ruolo dei privati nella gestione dell'università che invece deve rimanere pubblica. Di studiare l'attuale normativa dell'università prima di proporre una riforma così consistente. Quello che manca è una riflessione sull'attuale normativa universitaria che è spezzettata, frammentata, difficile. Quindi prima di un intervento così importante, studiare tanto. Allora, siamo in compagnia del professor Pastore, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Ferrara, facoltà di giurisprudenza. Il punto di forza è quello di avere, dopo molti anni, pensato ad una riforma organica del sistema universitario. Questo mancava da moltissimi anni ed è sicuramente un punto importante. Certamente, pensare di definire, organizzare una riforma organica degli studi universitari significa confrontarsi col mondo universitario, con i docenti, con gli studenti, con tutta la realtà dell'università italiana che ovviamente ha da dire la sua anche, da partecipare a questo criterio, ai criteri riguardanti la riforma. Questa è sicuramente una dimensione importante che va apprezzata. Probabilmente pensare che le questioni legate alle risorse, cioè la riduzione del denaro pubblico, le riduzioni che in questi anni abbiamo visto del fondo di finanziamento ordinario, sia un criterio fondamentale per riconfigurare tutto l'assetto della struttura universitaria, in primo luogo l'assetto della governance universitaria. È chiaro che la governance è un problema serio che va affrontato. Il rischio è quello di doverla affrontare avendo come punto di riferimento la sempre più alta scarsità di risorse. Chiederei e domanderei al ministro Gelmini come è possibile fare riforme senza risorse.